Alessandro Greggio, responsabile marketing di Master. Alessandro, io credo che il responsabile marketing non debba fare altro che il suo ruolo, cioè presentarci quello che il marketing di Master vuole proporre. Sì, oggi vi presentiamo quella che è la nostra ultima trovata in merito alle serie civili, è la serie Mix Antibacterial che dal 2020 abbiamo iniziato a proporre al mercato. È particolarmente significativa perché unisce quelle che sono le doti antibatteriche e antimicrobiche del prodotto, che è particolarmente ricercato in questo periodo, con la tradizione di Master e con una qualità elettrotecnica che è quella consolidata negli anni. Anche esteticamente si presenta simile alla serie Mix e ne incorpora tutte le caratteristiche tecniche principali dal punto di vista elettrotecnico. Bella trovata, ma anche bella pensata, direi. Il momento richiede delle particolari attenzioni, voi avete avuto un'intuizione da agganciare ad uno dei vostri masterpiece. Sì, i casi della vita vogliono che sia un percorso che è giunto a compimento in periodo di pandemia, anche se era partito molto prima. C'è stata tutta una fase ovviamente di prototipazione, di scelta dei materiali dei partner, e siamo arrivati con le prime campionature del prodotto proprio nel momento del primo lockdown, e ci siamo abbiamo potuto proporlo quindi al mercato nel corso del 2020 con una serie che è già completa, già ricca di tutta una serie di apparecchi per tutta una serie di installazioni, non solo per il mercato italiano, che è quello a cui ci rivolgiamo principalmente, ma anche per i mercati esteri. Infatti è già oggetto di export, con tutte le differenze del caso per gli standard elettrici che si incontrano in giro per il mondo. Ecco, però io voglio che tu me lo spieghi ancora meglio. Entriamo nei dettagli. Perché è antibacterial? È antibacterial perché è costruita con un particolare materiale che permette appunto di eliminare la carica batterica e microbica che si appoggia sulla superficie. Questi sono prodotti soggetti al contatto molto frequente, non ci pensiamo, ce ne stiamo rendendo conto nell'ultimo anno, e sono prodotti in cui l'igiene è importante. La plastica, bruttissimo da dire, però è un materiale plastico con il quale è costruito il prodotto, contiene un particolare agente che ne riduce la carica batterica microbica già nelle prime due ore, quindi anche un prodotto contaminato, toccato da una persona contaminata, nell'arco di pochissimo tempo elimina questa sua carica positiva. Ecco, voi questi vostri prodotti li proponete in alcuni colori, siete anche in grado di personalizzarli, ma vorrei sapere se anche quelli di un colore diverso dal bianco possono essere trattati nella stessa maniera, per cui diventano utili nella versione antibatteriale. Sì, la serie è nata bianca perché questa è la principale richiesta. Ovviamente si rivolge principalmente a tutti quelli che sono gli ambienti di tipo sanitario, in cui l'igiene è importante, quindi anche le strutture per l'infanzia, per anziani, ma sta avendo un discreto successo anche nelle strutture comuni, tipo i negozi, ristoranti, e anche semplicemente in qualsiasi ambiente dove c'è un transito frequente di persone. Quindi la scelta iniziale è stata quella di proporla nel bianco e nel rosso, perché nelle strutture, soprattutto ospedaliere, sono frequenti le linee dedicate, così sono facilmente individuabili. Rimane aperta la possibilità di personalizzazione a fronte di progetti particolari, perché appunto, essendo un nostro prodotto, uno dei vanti di Master è la capacità e la possibilità di incontrare le esigenze del cliente su progetti specifici. Ecco, vedo scritto elimina batteri e microbi in sole due ore. Ma come l'avete calcolata questa cosa delle due ore? Noi non l'abbiamo calcolata noi, ci siamo affidati a dei laboratori che sono molto impegnati in questo periodo e fanno tutti i test del caso, per cui la serie gode di una certificazione a fronte di test che sono stati eseguiti sulle prime campionature di prodotto. Li abbiamo prodotti, li abbiamo mandati a testare, e quando abbiamo scoperto che il prodotto era realmente efficace ci siamo azzardati a proporlo nel mercato, perché appunto sono temi su cui non si può scherzare, non è semplicemente una questione di design, ma è una questione di salute e sicurezza. Siamo ora nello showroom domotico di Master, con me Diego Gattolino. Buongiorno Diego. Buongiorno. Che fai tu qui in azienda? Io sono sviluppatore, faccio parte dell'ufficio tecnico domotico, quindi vado a creare quello che è tutta la parte software, il cervello che sta dietro a questo sistema. Quindi tu dai una mano ad Alessandro Greggio
No, in realtà lui si occupa più di vendere e io più di produrre. Ho capito, tu fai in maniera che lui possa vendere. Esatto. Allora, Alessandro Greggio già lo conosciamo, buongiorno Alessandro. Buongiorno. Responsabile marketing, sì. Master. Di che cosa parleremo adesso? Di che cosa parlerete soprattutto? Parleremo del nostro sistema domotico, della nostra idea di domotica che è partita molti anni fa, si trova in commercio già da 13 anni e il nostro piccolo vanto è che vanta circa 4.000 installazioni attive in giro per il mondo, sparse in 4 continenti. Quindi un sistema che non è più solo un'idea, ma è una realtà che semplifica la vita a un sacco di persone in ogni giorno, in ogni paese. Ora ce lo dimostrerai. Il nostro sistema si chiama Un Automation e il nome è nato perché all'inizio aveva l'ambizione di gestire tutto con un'unica scheda, perché siamo partiti con delle schede multifunzione che sono più o meno come queste, schede con ingressi e uscite collegate in modo filare con un bus che permettevano appunto di gestire al meglio tutte le automazioni della casa. Sono schede che sono tuttora utilizzate perché comunque hanno dei vantaggi, ma il sistema nel tempo è cresciuto. C'è un cuore del nostro sistema che si chiama Vesta, questa è Vesta 2 che è la versione attuale della centrale di impianto ed è quella che coordina tutto il sistema, permette la comunicazione via bus, permette la comunicazione via Ethernet con altri sistemi della casa, altri impianti della casa e funziona da web server, quindi consente di dare accesso all'impianto, al proprietario, sia dalla rete dati locale che dalla rete web in giro per il mondo con i servizi Sidera Home e Sidera Web. Da questo che è il cuore del sistema ci sono un'altra serie di dispositivi che permettono o di fare applicazioni più specifiche o di fare le stesse cose ma con dimensioni molto più ridotte. Alcuni esempi ce li abbiamo qui, c'è per esempio la Tamara, è una scheda per il controllo dei consumi e quindi è quella che permette di tenere sotto controllo l'intera produzione dell'impianto, produzione e consumo dell'impianto e applicare una serie di scenari sull'impianto, sull'abitazione o sull'edificio. Oppure per esempio la Flux è quella che gestisce le luci in modo dimerato. Ma dall'altra parte possiamo vedere anche la Micro Eva, che non è altro che la sorella piccola della Mini Eva e della Eva delle schede più grandi, che fa le stesse identiche funzioni ma con un numero di ingressi e uscite minori, quindi con la possibilità di essere miniaturizzata nell'impianto. L'architettura del sistema è rimasta la stessa, ma nell'arco dell'ultimo anno si è arricchita di ulteriori dispositivi grazie all'espansione Z-Wave. Lo vediamo rappresentato qui da una schedina che è molto piccola perché è di piccole dimensioni ed è una schedina che consente la comunicazione wireless, quindi si svincola dal bus, ma si inserisce nella architettura precedente dell'impianto, quindi è pur sempre comandata dalla nostra scheda Vesta che con una nuova espansione del sistema permette anche di comunicare in questo senso. La cosa bella del nostro impianto è che è sì tutto centralizzato sulla scheda Vesta, che è diciamo il cervello, il cuore, quello che comanda all'interno dell'impianto elettrico, ma non è indispensabile, nel senso che ogni scheda di quelle che ha presentato Alessandro possono vivere anche in autonomia, quindi hanno una propria logica di controllo, una propria memoria, delle proprie impostazioni che le permettono di vivere indipendentemente dal resto. Quindi anche in caso di malfunzionamento, eventuale malfunzionamento per qualsiasi motivo del bus, della centralina o di altri dispositivi elettronici, comunque l'impianto resta in piedi, quindi non ho bisogno di quello che è il computer principale dell'impianto domotico per far funzionare tutto, perché una luce comunque deve funzionare a prescindere dal malfunzionamento di una pompa di calore, ad esempio. Quindi non è tutto un sistema centralizzato su un unico dispositivo, ma è anche distribuito e questo permette grande flessibilità. Flessibilità che si può vedere anche dal numero di dispositivi di controllo che l'utente può utilizzare per comandare la domotica, dai banali si fa per dire pulsanti della serie civile, si possono passare agli smartphone, ai tablet, abbiamo anche i dispositivi touch incassati a muro come questo che si chiama Tosca, e per passare poi a dispositivi più moderni come una smart TV piuttosto che i famosissimi comandi vocali
di Google, Amazon e via discorrendo. Quindi diciamo che l'utente ha ampia possibilità, ampia scelta di accendersi una luce piuttosto che comandare le tapparelle, piuttosto che da remoto. Una delle funzionalità importanti del sistema Un Automation è quello che riguarda il controllo accessi in ambito alberghiero. Qui ci sono un paio di dispositivi che sono un controllo accessi che funziona all'esterno della camera con tecnologia NFC, si chiama DIFRA2, e il fratello di questo sistema che è Tasha, la tasca intelligente da collocare all'interno della stanza. Sono due dei dispositivi che però stanno ad indicare le funzionalità che il sistema Un Automation può offrire in tutto questo settore dell'accoglienza. Abbiamo avuto un grandissimo interesse negli ultimi anni con l'apertura di molti bed and breakfast o anche Airbnb, quindi strutture che non sono gestite in presenza, e il nostro sistema applicato a queste strutture consente di creare codici di accesso temporanei o tessere disabilitabili dopo un tot di tempo, e quindi al proprietario della struttura o a chi ne ha in mano la gestione di gestire gli accessi anche da remoto. Sono funzionalità che vengono incluse nel sistema UNA e che possono essere vendute come stand alone per il controllo soltanto dell'accesso, ma anche integrate con l'intero impianto, quindi noi attraverso l'accesso e la tessera possiamo consentire l'attivazione di tutti i servizi, di tutte le utenze all'interno della stanza. La cosa ha avuto molto successo, ci sono, come dicevo prima, numerose strutture alberghiere, non solo in giro per l'Italia, ma anche nelle altre aree, nelle aree internazionali, in cui proponiamo il nostro prodotto, che funzionano ormai quotidianamente con il nostro sistema Un Automation.